Buon pomeriggio e bentornati a Moneta Romana. Prima di cominciare vi do una bella notizia. Siamo finalmente sbarcati su Google Podcasts e ora mi potete trovare in modo ancora più facile. Un'altra cosa, visto che a partire da oggi il tono delle nostre chiacchierate diventa un pochino più tecnico, ho da chiedervi una cortesia. Nel caso non riusciste a seguirmi nel mio ragionamento, fatemelo sapere il più veloce possibile e cercheremo in qualche modo di rimediare. Ma torniamo in campagna, dove, in una villa nolana, il vecchio imperatore aveva esalato l'ultimo respiro il 19 agosto 14 d.C., lasciando Tiberio da solo, di fronte alla sofisticata realtà di una repubblica nata nelle fiamme delle guerre civili, che non prevedeva nessun meccanismo di trasmissione del potere per via ereditaria. Dal punto di vista pratico, però, questo non voleva dire assolutamente niente, in quanto il figlio di Livia era già in possesso di due elementi fondamentali che concedevano un approccio giuridico al suo nuovo status all'interno del sistema politico augusteo, e cioè la potestà tribunizia, che gli permetteva di opporre il veto a qualsiasi decisione del Senato, e l'imperium proconsolare, che gli conferiva il comando militare delle forze armate dello Stato. Dopo un periodo di interregno, durato fino al 17 settembre, che vide Tiberio esitare e i senatori pregarlo di assumere la carica del Princeps, cosa per cui Tacito e altri storici antichi gli avrebbero appiccato addosso il marchio di una persona falsa, l'imperatore si piegò il capo davanti al peso della grande responsabilità lasciatagli in eredità da Augusto, pur rivedendo il suo ruolo in chiave repubblicana, rinunciando sia al prenomen di Imperator che al titolo di Pater Patriae, di cui godeva il fondatore dell'impero e il quale, secondo l'interpretazione di Cassio Dione, serviva da monito per ricordare agli imperatori di amare i sudditi come se fossero dei figli e per esortare a loro volta questi ultimi a riverirli come dei padri. Un ritratto molto complesso di Tiberio che secondo me restituisce molti tratti del suo carattere e spiega le ragioni di alcune scelte fatte da lui nel corso della sua vita ci ha lasciato Santo Mazzarino, uno dei maggiori storici italiani del XX secolo. Tiberio aveva mostrato di voler evitare il grave peso, ma aveva vinto il Senato, e lui si era piegato al compito suo con l'animo del senatore di antico ceppo, che era stato sì collega di Augusto, ma era anche cosciente di seppellire per sempre, con la sua accettazione, l'antica libertas senatoria già scardinata da Augusto. Per intendere il turbamento di Tiberio dinanzi al grande passo, bisogna tener presenti due cose: l'origine di Tiberio da un lato, e dall'altro l'enorme difficoltà di assumere ora, da solo, quella posizione che ben più agevolmente egli aveva coperto prima come correggente di Augusto. Rampollo di una famiglia patrizia, accettò il principato con il tono del patrizio che sostenesse una magistratura e non con la sicurezza del princeps ambizioso di essere già dal prenome Imperator. Ispirandosi a Devotus Animus verso il Senato, egli ha cercato di limitare le sue competenze di monarca. Anch'io, studiando un po' il personaggio, mi son fatto l'idea di trovarmi di fronte a un grande amministratore con uno smisurato senso civico, che però dovette muoversi e agire in un'epoca di totale trasformazione dello Stato romano, attaccato tra l'altro all'antico protocollo repubblicano, scardinando tanti dei principi e punti di riferimento della conservatissima classe senatoriale, per cui venne ritenuto un tiranno e un pervertito, del resto come quasi tutti i Giulio Claudi. Dissimulava ciò che voleva e non desiderava quasi mai nulla di quello che diceva. Anzi, dando a sue parole un significato esattamente opposto a quello che intendeva realmente dire, negava tutto quello che bramava e dimostrava interesse per tutto quello che detestava. Dava sfogo alla collera per questioni che non suscitavano minimamente la sua ira e dava mostra di essere equilibrato quando invece si sdegnava maggiormente. Non riteneva opportuno che l'imperatore dovesse rivelare direttamente i suoi pensieri. Eppure, se egli avesse avuto solo questi atteggiamenti, sarebbe stato facile stare in guardia da lui per coloro che si accingevano a conoscerlo. Infatti, prendendo tutto per l'esatto contrario, avrebbero considerato il suo diniego per qualcosa equivalente all'ardente desiderio di esso, e allo stesso modo il suo interesse equivalente all'indifferenza. Ma in realtà si adirava se qualcuno rivelava apertamente di capirlo e mandava a morte molti uomini imputando loro nessun'altra colpa se non quella di averlo compreso. Così lo dipinge Cassio Dione. Ma questo giudizio, tanto falso quanto assurdo, potremmo opporre quello di Filone Alessandrino, un greco convertito all'ebraismo che, non appartenendo alla classe dirigente dell'impero, ma vedendo l'operato del princeps con gli occhi di un semplice cittadino, scriveva:
Chi non si sarebbe meravigliato e sorpreso vedendo Gaio, che dopo la morte di Cesare Tiberio aveva preso l'impero dalla terra e dal mare e che era in un periodo di grande tranquillità e che aveva un buon ordinamento? Chi, vedendo l'impero unito in ogni parte in un consenso universale a settentrione e a meridione, ad oriente come ad occidente, essendo d'accordo la stirpe barbarica con la greca e quella greca con quella barbarica, convivendo amichevolmente soldati e cittadini per un comune possesso e godimento della pace, questi e quelli in reciproca pace godere insieme di rapporti e commerci, chi non sarebbe stato ammirato e sorpreso? Questo era il personaggio che, dopo una lunga vita trascorsa tra gli studi e le guerre, accettava di succedere ad Augusto e di prendersi cura dello Stato. Aveva le carte in regola, ma mancava una cosa fondamentale che il vecchio imperatore non sarebbe mai riuscito a trasmettergli: l'auctoritas. Essendo questo un concetto morale, era inseparabilmente legato alla figura del fondatore del principato, che lo avvolgeva come una specie di alone, cosa che si fece subito sentire quando, alla notizia della morte dell'imperatore, si ammutinarono alcune legioni di stanze in Germania e in Pannonia, chiedendo l'aumento dello stipendio e la riduzione del periodo di ferma. Il motivo di questa ribellione non era Tiberio, bensì la scomparsa di quella forza che teneva lo Stato unito. Rendendosi conto di questa cosa, il principe ricorse al mito della famiglia Giulia per acquisire quel peso morale che gli avrebbe permesso di rafforzare la sua preminenza. A confermarlo è la testimonianza di Cassio Dione, il nostro carissimo senatore, secondo cui Tiberio, durante l'elogio funebre, insistette tanto sul fatto di essere suo, di Augusto, figlio e il suo successore, accennando anche a quel periodo di tempo quando gli affari pubblici erano ben amministrati da quel celebre semidio, Cesare. E non a caso i tipi di rovesci di alcuni auri, emessi proprio all'inizio del suo regno e recanti l'effigie del deceduto, sono contraddistinti dalla presenza del Sidus Iulium sopra la testa dell'imperatore divinizzato, il cui carattere universalistico è attestato dalla sua riproduzione anche sui diritti degli assi dello stesso periodo, che assieme ai Dupondi lo vedono scomparire a partire dal 16 d.C. A sua volta, al ritratto di Augusto, che compare sulle monete dal basso valore intrinseco, cosa che permette di identificare come destinatario del messaggio le masse popolari della società romana, viene aggiunta la corona radiata, un attributo di Apollo inteso all'epoca come simbolo di apoteosi. Un esame più attento delle monete in questione permette di individuare due tipi di linguaggio simbolico diversi usati dai funzionari della zecca, confermando in questo modo la più nitida consapevolezza da parte di Tiberio della differente percezione del nuovo regime, sciogliendo ogni dubbio sull'eventuale casualità di scelta degli elementi ritrattistici. In effetti, se gli auri, recanti sul rovescio l'effigie di Augusto, tendono ad affermare la natura divina della famiglia imperiale, mettendo in risalto, nelle leggende, la parentela di Tiberio con il divino Augusto, il quale a sua volta viene indicato come figlio del divino Cesare, gli assi e i dupondi, contraddistinti dalla presenza sul diritto del ritratto del vincitore della battaglia di Azio, riportano la titolatura imperiale nella forma più concisa, ma nello stesso tempo più aperta a diverse forme di interpretazione, e cioè Divus Augustus Pater, sottolineando da un lato la pietas del nuovo imperatore nei confronti del padre adottivo, dall'altro sottintendendo il titolo di Pater Patriae, così vicino al popolo. Che Tiberio continuò a servirsi della figura del suo predecessore anche dopo essere riuscito a rafforzare la sua posizione, lo dimostra una serie di sesterzi, la moneta con i dimensioni permettevano agli incisori di realizzare immagini di grande complessità artistica, emessi dalla zecca di Roma per la prima volta nel 34 d.C., probabilmente in occasione del 20° anniversario della scomparsa dell'imperatore, e coniati fino al 37 d.C., l'anno della morte del principe, di cui uno ritrae Augusto in corona radiata alla guida di un carro trainato da elefanti, l'altro invece riproduce la corona civica augustea, un'onorificenza militare che veniva concessa a chi durante la guerra avrebbe salvato la vita a un cittadino, sorretta da due capricorni, uno dei simboli usati dal fondatore dell'impero. Il titolo delle leggende, il Senato e il popolo romano al divino Augusto, in primo caso, e il Senato e il popolo romano al divino Augusto per la salvezza dei cittadini, in secondo, permette di attribuirne il carattere commemorativo. Nel 22 d.C., l'anno dell'associazione di Druso al potere e del conferimento al giovane Cesare della potestà tribunizia, Tiberio fece coniare, a nome di suo figlio, alcune monete in oricalco, cui tipi di diritto, per mezzo di un linguaggio simbolico tipico della propaganda augustea, alludono a un periodo di pace e prosperità.
Infatti, sia sul lato principale del sesterzio che su quello del dupondio sono raffigurate due cornucopie incrociate in mezzo a un caduceo, simbolo di pace per eccellenza, contenenti al loro interno due bambini, riferimento esplicito alla fertilità e al mito dell'età dell'oro. 10 anni più tardi, invece, la zecca di Cesarea in Cappadocia avrebbe messo in circolazione diverse dracme recanti sul diritto l'effigie dell'imperatore e sul rovescio quella di Druso, scomparso nel 23 d.C. Che si trattasse proprio del figlio di Tiberio e non di quello di Germanico, che a quell'epoca veniva associato all'impero e di cui popolarità il principe probabilmente cercava di servirsi, lo si deduce dalla presenza nel titolo dell'indicazione di essere stato console per 2 volte, cosa di cui il giovane Cesare non poteva vantarsi. Difficile però intuire con precisione il motivo di tale emissione. Potrebbe trattarsi di un atto commemorativo, visto che in quell'anno cadeva il 10° anniversario del solenne evento, o anche di una specie di paragone tra i due Druso per indicare, in questo modo, il ritorno alla legalità dopo la famigerata prefettura al pretorio di Seiano. Nello stesso anno del conferimento della potestà tribunizia a Druso, e cioè sempre nel 22, il Senato decretò di tenere sacrifici agli dei per la guarigione di Livia, colpita da una grave malattia di cui non sappiamo niente. Qualche tempo dopo, la zecca di Roma emise 2 sesterzi arrecanti sul diritto l'immagine di un carpentum, una specie di carro sovrastato dalla leggenda «Il Senato e il popolo romano a Giulia Augusta». A contraddistinguere queste emissioni da tutta la monetazione imperiale precedente è il modo in cui la figura di un personaggio femminile appartenente alla Domus Principis veniva rappresentata, o meglio, non rappresentata. Certo, all'epoca si tendeva a velare in qualche modo il ritratto femminile, aggiungendone magari delle connotazioni divine, come nel caso di Giulia, la figlia di Augusto, le cui sembianze vennero trasformate in quelle di Diana, ma quello di Livia è un caso veramente eccezionale. Che tale scelta possa essere stata causata dal carattere conservatorio di Tiberio, o anche magari da un rapporto abbastanza teso con la madre, lo smentisce il Dupondio, coniato sempre nel 22 a Roma, su cui lato principale è inciso il ritratto di Livia accompagnato dalla leggenda «La salvezza di Augusta». Per quanto riguarda invece il messaggio, può darsi che dedicando una moneta alla madre, e soprattutto alla vigilia dell'associazione di Druso al potere, il principe da una parte metteva in luce la sua pietas, dall'altra rimandava al suo legame con il defunto imperatore, giacché Livia rappresentava il punto di incontro tra le due gentes, Giulia e Claudia. E in effetti, quell'anno vide l'emissione di un'altra moneta, un asse, coniato dalla zecca di Tarraco, su cui rovescio si scorgono i busti affacciati di Druso e Livia, accompagnati dalla leggenda Drusus Caesar Tribunicia Potestas, Giulia Augusta, mentre il diritto è dominato dall'effigie di Tiberio. Comunque, ogni sforzo di Tiberio sarebbe stato vano, in quanto tutti quelli che gli sarebbero dovuto succedere morirono in circostanze non troppo chiare, e a raccoglierne l'eredità sarebbe stato un personaggio mai apparso sulle monete coniate dall'imperatore. Ma di lui parleremo nella prossima puntata. Grazie per la vostra attenzione. Fatemi sapere quello che pensate a proposito del podcast scrivendomi su giorgioscaevus@gmail.com o lasciando un commento in una delle pagine social. Nel caso aveste qualche domanda, non tiratevi indietro. Se il podcast è di vostro gradimento... Ma vattene a fanculo, va! Vabbè, come non detto. Mazza però, che modi, oh.